Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo l'attacco degli squali. Nuova arma esplosiva, l'attacco degli squali, è un lanciagranate. Divertimento festivo, utilizza munizioni esplosive per lanciare granate rimbalzanti a forma di squalo giocattolo, che infliggono danno a gruppi di nemici a medio raggio quando esplodono. Quindi attenzione, questo non è un lanciarazzi, ma bensì un lanciagranate. Cosa fa? Beh, lancia dei piccoli squali al posto che delle granate. Questi squali hanno la possibilità di rimbalzare veramente bene sul terreno, il che rende questi colpi molto molto variabili, nel senso che comunque bisognerà avere una buona mira per mirare ai gruppetti di zombie, in quanto comunque l'attacco sparerà proprio come un lanciagranate, e proprio come un lanciagranate questo colpo squalo avrà la sua traiettoria. Se poi questo colpo tocca una parte del terreno, il colpo rimbalza veramente tanto, quindi non è possibile sfruttare il rimbalzo per colpire nemici magari in una distanza molto più lontana, e dà una gittata di 512. Allora, questo attacco degli squali ho deciso di percarlo con il livello critico, danni critici, elemento energia, danni critici e danni ai bersagli rallentati e intrappolati. Sì, in teoria possiamo cambiare anche quest'ultima perk e metterci danni, ma non possiamo mettere velocità di ricarica su praticamente nulla di interessante. Cioè, potremmo metterlo appunto qui al posto di danni critici, ma poi un lanciagranate con un danno critico in meno, beh, si sente la differenza. E comunque il suo tempo di ricarica di 1,8 secondi non mi sembra tanto eccessivo. Sparerà un colpo, dopodiché ricaricherà, perché ha un costo munizioni di 3 e la dimensione del caricatore sempre di 3 colpi. Bene, questo video andremo a provarlo così: volo libero, quindi Cassandra Lynx come primario, e il vantaggio squadra di totalmente rock. Subwoofer e ritmo di battaglia, quindi per farmi attivare il vantaggio del totalmente rock. Poi forza di dinosauro: ogni un secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con armi a distanza. Esplosioni più veloci, quindi incrementiamo i danni del dispositivo di lancio del 17%. E munizioni esplosive: ogni 6 eliminazioni con armi a distanza attiva un'esplosione che infligge 37 danni base in un raggio di una unità. Seppur quest'arma ha un impatto di soli 20.000, ha una statistica nascosta che la Epic non ci mostra, ovvero la respinta, che è davvero interessante. Infatti, come vedrete, praticamente ogni colpo riusciremo a respingere Smasher e addirittura a rallentarli, perché la sua ultima perk è chiaramente il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento. Davvero un'arma molto divertente da utilizzare, potete scegliere se settarla di qualsiasi elemento voi vogliate. L'unica pecca è appunto il costo delle munizioni. Beh, vi ritroverete sempre senza munizioni e ovviamente anche senza materiali per craftarle dopo un po', ovvero resina adesiva e viti e bulloni. In sé l'arma, come potete vedere, senza attacco preventivo è capace di effettuare un danno davvero esagerato. Nella parte finale del video la vedrete anche boostata da un team e vedrete anche le sue massime potenzialità. Comunque, una cosa che mi sono dimenticato di farvi notare è che sull'ultima perk è possibile metterci un doppio livello critico. Però allo stesso tempo, se avete dei vantaggi squadra come totalmente rock e sapete di utilizzarli molto spesso, potete sfruttare appieno quel vantaggio. Il suono dell'arma, come avrete già potuto sentire, è appunto quello di un pupazzetto per bambini. E se ancora ti stai chiedendo come si ottiene questo lanciagranate, devi effettuare le due nuove pagine di incarichi Felicitazioni e Infestazioni, dopodiché all'ultimo incarico otterrete questo lanciagranate come ricompensa. Sono missioni veramente veloci veloci, vi consiglio appunto le missioni Eliminare raccogli, in quanto sono le più veloci, durano sempre 10 minuti, vi basterà sbrigarvi a cercare tutti gli obiettivi. Poi ci saranno un paio di missioni che non potrete fare nei mondi normali, sono missioni alternative del quartiere di Crackshot. Comunque, nello shop di Salva al Mondo questa settimana è possibile trovare Tank il Costruttore. Il suo vantaggio comandante: scudo rimbalzante, fino a 8 attacchi vengono bloccati da alla costruzione, creando un'onda sonica che infligge 128 danni base ai nemici entro 0,5 unità, quindi un'abilità del tutto nuova. E in più il piccolo aiutante di Babbo Natale, consegna speciale, firmato, sigillato e lanciato, lancia regali esplosivi che danneggiano e respingono gruppi di nemici. Disponibile nel negozio settimanale dal 26 dicembre all'1 ora italiana al 2 gennaio all'1 ora italiana. Poi questa settimana con la sfida Frost Knight buona mischia, quindi Frost Knight entra nella mischia, tutte le armi a distanza sono congelate nella sfida buona mischia. Supera questa nuova sfida settimanale per sbloccare il fucile scoppiettatore.
ore. Poi nell'aggiornamento contenuto versione 11.31 avremo Macak, un calzino giocattolo di livello eccezionale. Il suo vantaggio comandante, pelo sullo stomaco. Tempesta di kunai rilascia 15 bucce di banana che durano 8 secondi e abbattono e stordiscono i nemici nelle vicinanze per 2,3 secondi e infliggono 12 danni base. Poi dal 2 gennaio all'1 dell'ora italiana fino al 9 gennaio sarà disponibile nello shop la Cacao 45, mentre sempre nella stessa settimana con la sfida di Frostnight potremo ottenere Costruttore Re dei Ghiacci. La sfida sarà L'Orda sta diventando irrequieta e le ondate non fanno che arrivare. Eliminale una a una per avanzare, ma fai attenzione, non c'è nessun posto in cui nascondersi. Completa questa sfida e Re dei Ghiacci potrebbe restare così colpito da unirsi anche lui a casa base. Abbiamo l'aggiornamento contenuto versione 11.31, questa volta la numero 3. Tornerà Zenith sotto zero. I colpi critici con fucili di precisione congelano i nemici per 1,6 secondi e applicano tormento acqua, infliggendo 21 danni acqua base al secondo per 3 secondi. Un eroe davvero importantissimo, assolutamente da avere, così come il Re dei Ghiacci, eh? Sempre nella stessa settimana di Zenith arriverà il fulminatore a compressione. Fai centro su ogni abietto con il nuovo arco idraulico, più carichi il colpo, più aumenterà il danno, portata e velocità. Disponibile nel negozio settimanale dal 9 gennaio all'1 ora italiana, al 16 gennaio. Poi, sfida Frostnight sul riscaldamento, il bruciatore si sta scaldando, tieni la tua persona e le tue strutture a distanza di sicurezza e completa questa rovente sfida di Frostnight per sbloccare il cercatore Vindertech. Il cercatore Vindertech scocca una freccia che scende di quota nel tempo, danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Se tieni teso l'arco, quando è a piena carica, genera altre frecce a ricerca. E infine Salva il Mondo è con sconto del 50%. I pacchetti fondatori di Salva il Mondo sono scontati del 50% fino al 17 gennaio. Insomma raga, ci sono un sacco di novità che ci attendono. Io per oggi non posso fare altro che chiedervi cosa ne pensate di questo lanciarazzi, anzi lanciagranate. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo domani. Ah sì, se vuoi supportarmi come creatore, inserisci KinoTV nell'item shop di Fortnite. In questo modo supporterai me e questo canale. Bella bella!